Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo Squad Builder sul nostro canale, sul canale di Ultimate Team FIFA Italia. Allora, ho accettato diversi consigli da parte vostra, vi ringrazio veramente tanto visto che l'ultimo Squad Builder è andato molto bene e ho cambiato un pochettino il modo di fare questi video. Allora, la squadra viene composta comunque in questo caso dallo stesso modulo della squadra di prima, è molto diversa in sé per sé e ho deciso però di non soffermarmi tanto sull'analizzare ogni singolo giocatore, perché tanto molti giocatori li abbiamo già analizzati anche nelle review singole. Leggere lì, no? I numeri 45, 84, 92 mi sembra una lotteria. Più che altro perderemmo un po' più tempo a spiegare, analizzare tatticamente alcune situazioni che si rispecchiano nel gioco, soprattutto con questa squadra, soprattutto con questo modulo, direi in definitiva. Allora, cominciamo subito con il portiere che è Courtois, c'è veramente poco da dire, uno dei portieri più forti del gioco, secondo me, dopo Sirigu, il più forte veramente del gioco, 2 metri di altezza, 88 di riflessi, 87 di presa, veramente un mostro, a volte vi salva le partite, veramente, vi salva le partite. Terzino destro, Martin Caceres, in form della Juve, normale alto di work rates, veramente una manna dal cielo questo giocatore, 83 di velocità, 85 di difesa, 80 di fisico, un giocatore che è riuscito a prendermi in velocità le migliori ali sinistre del gioco, quelle più ali sinistre del gioco, quelle più veloci, veramente un giocatore eccezionale. Poi andiamo e passiamo alla coppia di centrali, Kompany, capitano del Manchester City belga, vabbè, già ne ho parlato nell'ultimo Squad Builder, giocatore veramente veramente forte, e Eliaquim Mangala, alto alto di work rates, sinistro. Quindi piede sinistro, 4 stelle, piede debole, un giocatore un po' più indisciplinato del suo compagno di squadra, del suo capitano, ma non per questo cattivo, anzi formano una ottima coppia, sia perché uno è col piede destro, uno è sinistro, sia perché uno come Mangala tende soprattutto ad anticipare gli avversari, a fare queste sortite, diciamo, quasi offensive, mentre Kompany è uno che sta più dietro a tenere ben dritta la linea, e lo vedrete in alcune situazioni. Dunque, adesso passiamo al terzino sinistro che è Papé Suarez, messo lì inizialmente per semplici motivi di intesa, poi capirete perché. In realtà mi sono trovato veramente bene, soprattutto grazie alla sua buona velocità e al suo fisico, direi non eccezionale, però ottimo. Poi in game sembra anche un pochettino più grassottello, diciamo, ecco, riesce a resistere meglio. Come centrocampista centrale avremo una delle coppie più forti del gioco, secondo me la coppia più forte del gioco di centrocampisti centrali. Abbiamo Arturo Vidal, Sif, trovato grazie ai fratelli Daniello che non finirò mai di ringraziare perché è un giocatore fenomenale, secondo me il centrocampista più forte del gioco, è veramente completissimo, 5 su 6 stats sono sopra l'85, tutte e 6 sono sopra l'80, quindi un giocatore fenomenale, bravo in difesa e bravo in attacco. C'è poco da dire su Vidal, così come c'è veramente poco da dire anche sul suo compagno di reparto a centrocampo, che è Yaya Touré. If, adesso è uscito ieri proprio, l'altro ieri è uscita la versione SIF 91, ma già questa carta è veramente fenomenale, ne abbiamo già parlato nello Squad Builder di prima e sappiamo tutte le caratteristiche. Adesso passiamo al COC, Mateo Kovacic dell'Inter, croato, un giocatore che io mi amo, mi sono innamorato di questo giocatore dal primo momento in cui l'ho visto in real life, quindi l'ho voluto utilizzare su FIFA. Ha 4 stelle piede debole, 4 stelle mosse abilità, una buona velocità e soprattutto un buon passaggio con il dribbling che è il valore più alto sulla carta. Io vi devo dire una cosa, ragazzi, provatelo perché non vi deluderà. Per essere un COC non è neanche così basso e tutto sommato si comporta veramente bene per quello che deve fare. Questa è la sua versione, tra l'altro, upgrade, visto che aveva prima una versione 75, se non sbaglio. Adesso andiamo al reparto offensivo per chiudere velocemente questa squadra. A destra, ex giocatore della Fiorentina, in questa carta è ancora della Fiorentina, Mohamed Salah If, avete visto la mia recensione, un giocatore fantastico, il Messi della Serie A per me, assolutamente, piede sinistro, 95 di velocità e 88 di dribbling con 4 stelle mosse abilità, un giocatore fenomenale, guardate anche le statistiche e c'è poco da dire. Poi andiamo all'attaccante che è uno dei giocatori più forti del gioco, Mauro Icardi Tots, una specie di Ibrahimovic. In questa squadra abbiamo Ibrahimovic e Messi in versione mascherate, perché è veramente un demonio, ha una velocità pazzesca, un tiro incredibile da dentro, da fuori l'area,
Una finalizzazione veramente unica, un buon dribbling nonostante le due mosse abilità, perché ha una buona agilità tutto sommato, e l'82 di fisico che sembra un valore più alto perché di testa le prende tutte e resiste con la sua forza fisica. È uno degli attaccanti più completi di questo gioco, veramente fortissimo, fortissimo, veramente, forte, forte, forte. Poi andiamo a concludere con l'attaccante sinistro che viene dalla Barclays Premier League. Avete capito che questa è una squadra che ibrida la Serie A con la Premier League, e parliamo di Yannick Bolasie, giocatore del Crystal Palace del Congo, Repubblica Democratica del Congo. Cosa dobbiamo dire di questo giocatore? 5 stelle, mosse abilità, 4 piede debole, con 89 di fisico e 93 di velocità. Praticamente è una bestia sovraumana di una velocità incredibile, non si riesce a spostare, ha un dribbling pauroso, veramente un giocatore sottovalutato, è fortissimo, fortissimo. Proprio abbiamo un attacco che è una cosa meravigliosa, ragazzi. Veramente io Bolasie sono rimasto stupito al massimo. Dunque, questa è la squadra, andiamo a vederla nel toto, e devo dire che mi sono trovato veramente bene. Ma adesso andiamo a analizzare alcune situazioni tattiche, sia dal punto di vista offensivo che dal punto di vista difensivo. Quindi adesso andiamo in game. Allora, in questa prima situazione che tenevo particolarmente a farvi notare, ecco un'azione di attacco in fase di possesso palla con questa squadra. Bolasie ha preso il pallone dopo una rimessa laterale, e questa è la situazione che si prospetta al giocatore. Cioè, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, addirittura se vogliamo pure 6 soluzioni offensive. L'avversario è totalmente schierato dietro, o quasi totalmente, quasi totalmente, noi abbiamo ben 5 opzioni di passaggio, 5 opzioni, fra le quali una vicina, che è Yaya Touré, che ha scambiato la posizione con Bolasie, fra le quali anche un cambio di gioco, che è quello che prediligo di più io, sulla destra, dove abbiamo ben 2 giocatori liberi, sono Vidal e Caceres. Quindi veramente delle opzioni incredibili di passaggio, anche se poi durante l'azione vedrete preferirò andarmene da solo, perché con Bolasie ti viene sostanzialmente, giocatore skilloso, e ti viene di fare queste azioni. In effetti sono andato molto vicino al gol. Questa quindi è una delle situazioni più importanti del 4-3-3 con il COC. In quest'altra situazione offensiva andiamo ad analizzare un cambio di fascia. Come un cambio di fascia anche fra terzini sia importante. Guardate qui, in fase di possesso palla, a un certo punto prende il pallone di Vidal, lancia sulla destra Mangala, e guardate lì, Salah viene a prendersi il pallone, Touré viene a prendersi il pallone e lascia sulla destra spazio a Caceres, che ha fatto la sovrapposizione. Il nostro avversario la maggior parte degli avversari tentano a pressarci alto per toglierci subito il pallone, mentre noi con questo giropalla abbiamo liberato un giocatore a livello offensivo, un giocatore in più che andrà sulla fascia a sovrapporsi e a creare superiorità numerica. Poi l'azione andrà avanti con Caceres, che in effetti va a crossare, e addirittura Salah che va a colpire di testa, e per poco anche qui non andiamo vicino al gol. Quindi una buona situazione con questi scambi sulle fasce, una cosa che io vi consiglio veramente tanto. Quando non trovate sbocchi, cambiate fascia, provate a cambiare gioco totalmente. Manca a farla apposta anche qui un altro calcio d'angolo, che poi penso andrà male. In questa situazione seguente andiamo a vedere ancora una volta come il cambio fascia sia un'arma doppio, cioè non un'arma, un'arma perfetta. Guardate qui, cambia fascia, e in questo momento Bolasie, che ha anche spazio per ragionare, o meglio noi abbiamo spazio per ragionare, vediamo gli inserimenti dei centrocampisti, vediamo ancora una volta quante opzioni di gioco ci sono. Bolasie ha spazio per prendere il pallone in corsa, tra l'altro arrivando da quasi una falcata di non so quanti metri, arriva allo spazio per ragionare, ha il gran dribbling, ha il buon passaggio, di conseguenza cosa fa? Aspetta che arrivi Yaya Touré, lo serve con questo delizioso passaggio e Yaya Touré in fila. Quindi utilizzare molto gli inserimenti dei centrocampisti e i passaggi dei centrocampisti, che sono veramente importanti. Poi andiamo con un'altra fase offensiva, ecco una serie di triangoli sul lato sinistro, una serie di triangoli velocissimi che fanno impazzire l'avversario. A un certo punto qui troviamo libero Kovacic, che ha spazio per darla a Vidal, e Vidal di prima serve sulla destra, ancora una volta cambiando fascia, sulla destra
Salah, che ha una velocità impressionante, arriva su questo passaggio, ve lo sto anticipando anche col fermo immagine, arriva a prendere il pallone. Quindi abbiamo giocato su una fascia con questi triangoli veloci, poi tutta una volta cambiamo grazie al grande passaggio di Vidal e poi sfruttiamo la velocità dell'ala. E in effetti non ci è arrivato, ma in altre occasioni ci arriverà spesso. Adesso guardate questa situazione in cui io adoro veramente costruire l'azione dal basso. Ho battuto questa rimessa dal fondo col portiere sul terzino destro, sto ancora tenendo il pallone, abbiamo già passato mi sembra a 5 giocatori e guardate la situazione com'è: il mio avversario non riesce a prendere il pallone, io mi trovo di nuovo nella situazione in cui ci sono 5 linee di passaggio a parte queste 4 che vedete, anche Bolasì. Yaya Touré la dà nella maniera più semplice a Icardi, che scambia con Vidal, tira da fuori, il portiere para, poi una mezza papera e Icardi ci arriva e segna. Non è solo fortuna, perché il gol è stato fortuna, però come avete visto il mio avversario non ha visto il pallone, noi tenendo il pallone gliel'abbiamo nascosto e poi abbiamo creato questa azione pericolosissima. Adesso andiamo ad alcune fasi difensive, alcune situazioni difensive. Guardate qui, una cosa che io amo molto fare, quando si difende, prendere uno dei due centrali, in questo caso ho preso Kompany, e manovrarmelo a livello manuale, anche allungando un pochettino la squadra, anche retrocedendo un po', perché per evitare la gente che corre in motorino alla Dumbia eccetera eccetera, lo metto lì più indietro e con R1 vado a far pressare il giocatore che è in possesso di palla dalla CPU, perché molte volte è molto più precisa di me, ogni tanto bisogna anche ammettere i propri limiti. In quel caso Kompany me lo tengo lì come ultima spiaggia, non potrà mai andarmi contro nell'uno contro uno, e comunque con Kompany è difficile superarlo nell'uno contro uno, e cerco di con una difesa che più o meno è schierata, a parte il terzino sinistro Suarez che è andato un pochettino troppo avanti, quindi non proprio in linea ma quasi, vedrete che userò R1 per pressare sull'avversario con il mio Kompany bello lì a tenere a bada casomai la difesa. Infatti alla fine arriverà Vidal, che poi ha questa capacità incredibile di trasformare l'azione da difensiva e offensiva in una velocità molto molto veloce, in una velocità impressionante. Riusciamo a trasformare questa azione in offensiva e poi riceverò questo rigore abbastanza regalato, diciamo, vabbè, ma non stiamo qui a fare una viola in campo. Poi vi ho messo questa situazione con questa squadra perché ho detto mettiamo lo skin della squadra, notate Neymar a sinistra e Lacazette, Tots. Allora, situazioni contro giocatori come Neymar, Tots, che hanno una velocità impressionante. Guardate lì, il mio avversario vuole puntarmi sulla sinistra, io seleziono il terzino destro che in questo caso è Caceres, lo seleziono e lo faccio temporeggiare, perché se lì premi R1, se lì fai la prima cosa che ti viene distinto è andarlo a fronteggiare, e lui non aspetta altro che l'uno contro uno, o per dribblarmi o per andarsene con la velocità proverbiale di questo giocatore, andarsene sulla sinistra e poi rientrare sul destro, perché nel 98% dei casi fanno questo quelli che giocano con i velocisti. Invece tu cosa fai? Arretri, tieni il terzino destro lì sulla fascia dove sai che lui vuole andare, e non dai altra occasione, opportunità all'avversario se non quella di provare a centrarsi a centrocampo, dove abbiamo ben 4, 5, 6 giocatori che poi lo fregheranno, perché lui poi cosa fa? Si inventa questo L1 triangolo a caso e sbaglia totalmente. Anche qui un'altra volta un velocista, questa volta Robben, parte, vuole andare sulla destra per accentrarsi, io con il mio giocatore più indietreggiato Bolasì in posizione di terzino sinistro lo blocco, lui poi prova di conseguenza a rientrare ma arriva Yaya Touré che lo blocca. Quindi due situazioni analoghe a livello difensivo, due situazioni che a tutti saranno mai capitate, perché è ovvio che capiteranno in questo gioco soprattutto, e alcuni consigli per come affrontarle. Allora, questi sono i miei consigli su come utilizzare questa squadra, magari anche il modulo, potete metterci anche questo, il video è venuto anche abbastanza lungo, quasi un quarto d'ora, quindi l'ho allungato piuttosto che accorciarlo come chiedevate voi, ma spero che questa volta sia allungato in maniera positiva. Spero che vi sia piaciuto questa tipologia di squad builder, è un po' più appunto lunga, un pochettino più macchinosa da montare, però spero che sia molto apprezzata, quindi fatemelo sapere con un mi piace o con un commento, e noi ci vediamo nei prossimi video. Mi raccomando, seguiteci come sempre.